Weekend di controlli, stretta sulla movida a Napoli per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Polizia in azione a Bagnoli, dove sono state controllate due discoteche in via Coroglio. Al titolare di uno dei locali sono state levate due sanzioni amministrative per aver consentito di far sedere ai tavoli più di 6 persone e per violazione delle prescrizioni del nulla osta per l'impatto acustico, poiché era in corso uno spettacolo musicale. Inoltre, in discesa a Coroglio, anche un bar è stato sanzionato perché vi erano più tavoli con oltre le 6 persone consentite. Nella zona degli chalet di Mergellina, gli agenti hanno controllato un ristoro mobile e 4 chalet. Per due di questi è stato accertato che sul marciapiede prospiciente le attività erano stati collocati tavolini e sedie senza la prescritta concessione. Al Vomero, controlli a tappeto dei carabinieri nel mirino dei militari della compagnia locale Vomero, Arenella, Miano e Capodimonte, zone in cui sono state identificate oltre 240 persone e controllati 72 veicoli, elevate oltre 30 contravvenzioni, 4 le persone sanzionate perché non indossavano la mascherina protettiva come da ordinanze vigenti, denunciate complessivamente 11 persone. Anche le Fiamme Gialle in azione, nel complesso i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, impegnati a vigilare sull'osservanza delle misure previste per il contenimento e la diffusione del virus, dall'inizio dell'emergenza hanno controllato oltre 76.000 persone, sanzionandone 2.676, nonché 4.295 esercizi commerciali, sanzionandone 162. Hanno sequestrato 2.300.000 tra mascherine e altri dispositivi di protezione e 40.000 litri di prodotti igienizzanti non a norma, sanzionando per quest'ultima tipologia di illecito 175 responsabili, di cui 132 denunciati all'autorità giudiziaria.